La poesia comico-realistica, o poesia giocosa, oppure anche poesia burlesca, comprende una serie di esperienze poetiche che, pur senza costituire una vera e propria scuola, sono accomunate dalla scelta di temi realistici, dall'attenzione agli aspetti più quotidiani e concreta dell'esistenza e dall'uso di uno stile più basso rispetto a quella della lirica amorosa e religiosa loro contemporanea. Siamo in Toscana, nella seconda metà del 200, quando si assiste a una contrapposizione tra due correnti poetiche diverse. Quindi da una parte c'è lo stile e i toni aulici elevati e ricercati tipici della poesia cortese, che sono poi quelli che sono portati alle estreme conseguenze dai poeti stilnovisti, e dall'altro lato abbiamo l'abbassamento stilistico e tematico tipici della poesia comico-realistica, i cui poeti allargano gli ambiti di sperimentazione, rivendicando una pari dignità letteraria rispetto alla predominante esperienza stilnovistica e al dominante filone cortese. Ora, spesso la poesia comico-realistica rappresenta una sorta di esercizio letterario. Infatti anche i maestri dello stil novo, per esempio Guinizelli, Cavalcanti, Dante, si cimentano nello stile comico. E allora che cosa fanno? Scrivono scambi polemici, informali e comici di componimenti poetici chiamati tenzoni. Sorprenderà molti il fatto che anche Dante si è cimentato in versi comico-realistici, di cui testimonianze compaiono anche all'interno dell'Inferno, ma che trovano la loro massima espressione nelle tenzoni indirizzate all'antagonista Cecco Angiolieri, ma soprattutto all'amico Forese Donati. In particolare con Forese scoppia una tenzone poetica che ancora oggi possiamo apprezzare per un linguaggio vivido e un'espressività comica molto importante, e che non indulge però a trivialità e volgarità. Nel sonetto dantesco che dà via alla disputa verbale e poetica, Dante scrive alcuni insulti all'indirizzo di Forese. Si dice che la moglie di Forese sia perennemente raffreddata a letto, a causa del marito che dimostra tutta la sua insufficienza a riscaldarla, cosicché pure la suocera è piagnucolosa e rimpiange i possibili partiti che la figlia ha rifiutato in matrimonio. Dal canto suo abbiamo Forese che accusa il padre di Dante di essere un usuraio. E da qui prendiamo anche informazioni circa la famiglia di Dante. L'iniziatore del genere comico è il maestro e rustico Filippi, maestro dell'attacco personale, ossia di quei componimenti che prendono scherzosamente di mira un personaggio per alcune sue caratteristiche, come per esempio l'arroganza o la sporcizia. Rustico Filippi si dedica sia al registro poetico aulico che a quello comico. L'esperienza della poesia comica si afferma come una sorta di rovesciamento parodico dei modi e dei temi della lirica cortese e della lirica dello stil novo, oltre che della società che queste ultime intendono rappresentare. Si tratta di una vera e propria operazione intellettuale e culturale. Infatti la poesia comica non è frutto dell'espressione popolare da parte di poeti ingenui e inculti, ma è frutto di una tradizione ben consolidata, che aveva origini antiche. Infatti anche nella letteratura classica e medievale abbiamo un filone giocoso, in particolare è quello della poesia goliardica dei clerici vaganti, ossia quei clerici vagantes che senza alcun incarico religioso vagavano nelle università, nelle città e nelle corti e scrivevano poesie di questo genere. Un filone giocoso è presente anche nella letteratura volgare di aria romanza, come quella provenzale, quella spagnola o quella francese. Anche i poeti stilnovisti scrivono versi comici, così come i poeti comico-realistici compongono poesie di argomento cortese. Per questo motivo tutti quei poeti che scelgono il genere comico-realistico e decidono di adottare toni di aperta e talvolta violenta polemica non sono assimilabili al mito romantico del poeta maledetto, ossia quel tipo di poeta insofferente e ribelle che appunto è caratteristico dell'ultima parte dell'Ottocento, ma è una scelta parodistica nei confronti dell'intero mondo cortese. Significa che i poeti in questione conoscono e comprendono perfettamente la poesia colta e raffinata degli stilnovisti, ma scelgono comunque di rovesciarla, quindi di parodizzarla.
occorre fare un confronto tra il pubblico cui si rivolgono i poeti stilnovisti e quello a cui si rivolgono i poeti comico-realistici. I poeti stilnovisti si rivolgono a una cerchia ristretta di aristocratici, sono amanti del sapere e sono elitari, quindi si tratta di un pubblico che ha studiato, un pubblico di colti e di letterati, ma sempre nell'ambito comunale. Anche i poeti comico-realistici operano all'interno della società comunale, quindi all'interno di una realtà perfettamente comunale. Ma il pubblico a cui si rivolgono è un pubblico medio popolare, è il pubblico di mercanti e di artigiani borghesi, un pubblico, diciamo, piccolo borghese, cioè i lettori delle novelle in prosa. I massimi rappresentanti della poetica, della poesia comico-realistica sono sicuramente Rustico Filippi, Cecco Angiolieri e Folgore da San Gimignano. Poi ce ne sono altri minori, ma sostanzialmente questi tre sono i più importanti. E affrontano tematiche legate alla visione borghese urbana del mondo e per questo motivo riflettono la vita comunale nella sua quotidianità. Quindi abbiamo l'elogio dei piaceri, il gusto per una vita sregolata, per il vino, il sesso e il gioco d'azzardo. Abbiamo offese contro i genitori, accusati di non sborsare mai denaro sufficiente, e di conseguenza il lamento per la povertà, che ostacola il raggiungimento dei piaceri. Poi abbiamo la tematica dell'aggressione personale, sia come gioco letterario, sia contro un preciso bersaglio, per motivi politici o privati. Poi abbiamo un forte anticlericalismo, ossia l'avversione nei confronti del mondo ecclesiastico. Abbiamo poi la rappresentazione realistica dell'amore e della sessualità e anche la misoginia, ossia l'odio nei confronti delle donne, con un vero e proprio rovesciamento dell'immagine stilnovista della donna angelo, che si esprime sia con l'insofferenza verso le mogli, sia nella ridicolizzazione delle vecchie, sia soprattutto nella celebrazione dell'amore adultero. Il poeta non è più fedele alla donna amata come da tradizione lirica cortese e stilnovista, ma è un poeta traditore, un poeta che tradisce la donna amata, è un poeta adultero. Vi è poi il lamento contro l'incostanza e l'inaffidabilità della fortuna, questo meccanismo cieco che regola la vita degli uomini e che anche Boccaccio celebrerà all'interno del Decameron. Poi abbiamo la comparsa di motivi, personaggi e luoghi della vita comunale. Se nelle opere degli stilnovisti la descrizione dei paesaggi non vi è, oppure vi è in maniera molto stilizzata e idealizzata, i poeti comico-realistici descrivono i borghi, descrivono le strade, descrivono anche la vita cittadina. Quindi è una poesia molto molto più realistica anche su questo piano. Il bersaglio prediletto dei poeti comico-realistici erano i temi e il linguaggio sublime dello Stilnovo. Vi è quindi un rovesciamento parodico dei contenuti stilnovisti. A partire dalla donna. La donna per gli stilnovisti è una figura idealizzata, che viene idealizzata fino ad assumere caratteristiche di un angelo. E la migliora e purifica l'uomo fino ad elevarlo a Dio. La donna comico-realistica invece è una figura terrena, che conserva attributi fisici poco raffinati. Per quanto riguarda invece il nome della donna, anche qui troviamo significative differenze. Il nome della donna amata da Dante si chiama Beatrice, ossia colei che dona la beatitudine, e ha dunque il compito di redimere il poeta amante, purificarne i peccati e condurlo verso Dio. Invece, la donna amata da Cecco Angiolieri, per esempio, si chiama Becchina. La donna tormenta il poeta innamorato con la sua avidità, con la sua infedeltà e la sua spregiudicatezza, e lo conduce non verso Dio, ma verso la tomba, verso la morte. Perciò il nome Becchina. Se per gli stilnovisti non viene dato spazio alla sessualità, invece per i poeti comico-realistici la sessualità trova libero sfogo. E trova una sorta di adesione vitalistica al piacere corporale. Il poeta stilnovista è spiritualmente devoto alla donna amata, mentre il poeta comico-realista tradisce continuamente la donna amata senza pudore,
anzi addirittura minimizzando il fatto. Per quanto riguarda lo stile, le scelte stilistiche dei poeti comico-realistici non sono affatto rozze e volgari. Essi si adeguano infatti alle norme della tradizione, che prevede uno stile comico per le forme letterarie che intendono rappresentare la realtà quotidiana. I poeti comici sono molto abili nell'utilizzare le parole e le immagini della lirica cortese stilnovista, rovesciandone però il significato, attraverso la parodia. Attraverso essa i poeti contestano la scala dei valori e gli ideali etici e letterari della cultura aulica a loro contemporanea. Per poter rappresentare al meglio la vita della città in maniera realistica, i poeti comico-realistici utilizzano un lessico molto vicino alla lingua parlata, con forti contributi dialettali. Quando poi la realtà viene deformata e ulteriormente abbassata ai limiti della caricatura, il linguaggio si carica di asprezze e rasenta quasi l'osceno. In generale viene dunque privilegiato un lessico espressivo che punta sull'immediatezza. Sono per esempio utilizzati in maniera frequente i proverbi, le frasi gergali, i motti di spirito, i doppi sensi, i neologismi e anche forme di alterazioni di qualsiasi natura, sia linguistica che anche sintattica. La sintassi è irregolare ed è contraddistinta da costruzioni di tipo dialettale e da frequenti anacoluti, ossia periodi e versi che, imitando il linguaggio parlato, non seguono le corrette norme sintattiche.